Makarenko. Se non lo conosci, lo eviti. La Vulgata lo vuole comunista, stalinista, autoritario, dogmatico. Ma non è proprio così. Anzi, la sua pedagogia è esattamente il contrario. C'è una specie di decalogo makarenkiano che io mi racconto ormai da diversi anni per sintetizzare quella che a mio parere è la rivoluzione copernicana rappresentata dal poema pedagogico di Makarenko. L'uomo nuovo di Makarenko esige un'esperienza inedita, poema e parola chiave che va intesa in tutti i suoi significati, sia di tipo originario, a livello proprio etimologico della parola, sia storici successivi, sia direi proprio da un punto di vista della inventività che la parola esige. Il poema pedagogico come romanzo d'infanzia dell'uomo nuovo makarenkiano colto nel suo farsi, da bambino, in un'esperienza, ripeto, inedita. Makarenko, scrittore sui generis, dal duplice volto letterario e pedagogico. Il circolo virtuoso narrazione-formazione come le due facce non spendibili separatamente di una stessa moneta non scaduta ma in corso. L'handicap sociale dei ragazzi senza tutela come metafora di tutte le disabilità possibili e immaginabili umane, in quanto ciascuno viene a diventare proprio a livello di questa disabilità riscattata, cambiata, risorsa per tutti. Non solo dal punto di vista della integrazione individuale, ma anche nel senso di un salto di qualità collettivo. Un nesso strategico tra responsabilità individuale e corresponsabilità sociale. È vero. Anton Semyonovich Makarenko ha criticamente aderito alla rivoluzione d'ottobre. Ha creato le colonie per la rieducazione dei bies prisuornie, i ragazzi abbandonati senza protezione e tutela. Ha teorizzato l'educazione attraverso la disciplina e l'esercizio della responsabilità. Ha dato consigli ai genitori per essere buoni genitori comunisti e crescere bravi figli, i futuri uomini nuovi della Russia bolscevica. Ma è stato un grande scrittore del livello di Maxim Gorky, Alexei Tolstoi, Mikhail Sholokhov, Konstantin Simonov. Per questo, chi lo conosce non solo non lo evita, ma vuole conoscerlo meglio, studiarlo, impossessarsi della sua esperienza. Ho conosciuto Makarenko e il suo poema pedagogico nel 2004. Mi sono subito innamorata di quest'opera per il suo valore e per il suo contenuto etico e formativo. Infatti nel poema pedagogico si parla di vita di gruppo, di responsabilità, di educazione al senso del dovere, di educazione alla corresponsabilità, che sono tutti attributi che vediamo sempre più sparire nelle nostre società attuali e del consumo. Nel poema pedagogico si parla anche di diritto allo studio e di diritto al lavoro, anche questo a mio avviso tema attualissimo, così come si parla di carcere. Chiunque è a conoscenza delle situazioni di invivibilità, di identità e di dignità violata all'interno delle carceri, a mio avviso può trovare nel poema pedagogico una chiave di lettura delle modalità possibili per risolvere questo problema. Ma il poema pedagogico, a mio avviso, non si può comprendere se non lo si intende nella sua prospettiva di emancipazione sociale a livello planetario. Ed è per questo che ho trovato delle analogie tra l'opera e tra quanto sta avvenendo in alcune parti del sud del mondo, come ad esempio il Sud America, l'Ecuador, la Bolivia, il Venezuela, dove si stanno riscrivendo le costituzioni di questi paesi proprio con la prospettiva
di una vita degna, con la prospettiva di una vivibilità, che è poi quello che ritroviamo appunto nel poema pedagogico. È per tutti questi motivi che non mi è stato difficile nel corso di studi trovare una legittimità pedagogica non solo ad una nuova edizione dell'opera, ma anche ad una messa in rete per una maggiore diffusione. Leggere poema pedagogico è un'emozione grande ancora oggi. Anche Bandiere sulle Torri fornisce argomenti di attualità educativa, come la marcia dell'anno 30. Cosa c'entra tutto questo? Con Stalin? È vero, le vicende risalgono al periodo della guerra civile e all'inizio delle grandi purghe in conseguenza dell'assassinio di Sergei Kirov. Quello che conta in Makarenko è la validità dell'esperienza rieducativa nel contesto post-rivoluzionario e della guerra civile, mentre la qualità letteraria del racconto supera il contesto storico. Io ho conosciuto il poema pedagogico di Makarenko non in modo pedagogico, perché non ho mai studiato pedagogia. Sono studentessa di lingue all'Università di Mosca, poi sono venuta qui in Italia per studiare lettere e filosofia, letteratura, musica e spettacolo della Sapienza, dove mi sono laureata. Però mentre studiavo lettere e filosofia ho fatto un lavoro con il professor Siciliani, dove abbiamo praticamente preso il libro, il poema pedagogico, dove erano i pezzi che erano censurati prima e che abbiamo elaborato un po', che ho aiutato un po' il professore di capire quali sono le sfumature della lingua russa, e anche c'era la lingua ucraina che era inserita in questo contesto. Era un lavoro molto divertente, anche molto interessante, una scoperta anche per me del poema, perché Makarenko è stata non soltanto un semplice insegnante, ma una sorta di benefattore, ma benefattore molto particolare, che non dà una cosa materiale, ma dà qualcosa di più a queste persone che erano bambini abbandonati, e che lui ha provato di fare, ha dato un chance a queste persone, come per esempio nel libro di Dale Carnegie. Lui dice c'era questa cameriera che non faceva bene il suo lavoro, però lui sempre diceva a lei che sì, è brava, bravissima, ha fatto bene il suo lavoro, e così la cameriera è diventata meglio. Così lui faceva anche con questi bambini, in questo sistema di educazione, che lui gli diceva sempre sì, dicendo tu sì, io mi affido a te, ti do questo, però perché io mi fido di te. E questi bambini sono diventate le vere persone. Ecco, questo è per me Makarenko. Nessuno sognerebbe oggi di ripetere l'esperienza pedagogica di Makarenko, ma quanti vorrebbero avere la capacità di scrivere un romanzo come poema pedagogico? Per questo è ancora attuale e per questo motivo è ancora studiato e insegnato. Ne vale proprio la pena. A Makarenko è stato dedicato anche un museo che ha sede a Mosca. In questi stand che stanno alle mie spalle potete vedere quasi tutte le opere che sono state scritte su Makarenko in Germania, in Spagna, in Italia, e ancora vedere alcuni importanti documenti, inviti, spille e molti diciamo i momenti importanti della nostra vita per quanto riguarda la ricerca makarenkiana. Perché oggi è importante studiare Makarenko? Oggi è importante studiare Makarenko perché la nostra società sta vivendo comunque dei momenti di crisi che comportano uno studio approfondito della società e della gioventù intesa come parte integrante della società. In questo momento, che è particolarmente difficile, noi riteniamo che studiare Makarenko sia un qualcosa in più, sia uno stimolo ulteriore per ritrovare quel senso della prospettiva, ritrovare il senso anche della comunità, il senso del collettivo. Questi concetti devono essere rivisti nella loro chiave storica, certo, però è importante che non devono essere abbandonati, soprattutto perché sono un patrimonio della nostra umanità. Come rappresentante dell'Associazione Makarenkiana Internazionale, essendo il suo vicepresidente soprattutto, sarò molto contento di continuare quest'opera così importante, che è anche frutto non soltanto dei miei lavori, ma anche dell'opera del nostro collega Vladimir Vasilievich Morozov,
che è stato direttore del Museo Makarenko e che è uno dei più importanti studiosi a livello internazionale dell'opera di Anton Semyonovich. Pertanto saremo contenti se con gli sforzi di tutti riusciremo a sollevare il nostro movimento internazionale, che ha bisogno delle forze, dell'intelligenza e anche delle abilità di tutti i nostri colleghi, sia italiani che stranieri. In Italia, Nicola Siciliani De Cumis ha portato avanti un vastissimo programma di ricerca e di insegnamento, dopo Mario Alighiero Manacorda, Lucio Lombardo Radice e Bruno Bellerate. Il suo impegno ha prodotto molti risultati. Oltre 1000 studenti italiani e stranieri hanno frequentato i suoi corsi, producendo elaborati scritti di esame, tesi di laurea e dottorato di ricerca. È stata istituita la laurea a doppio titolo italiana e russa. Ha tenuto seminari a Mosca e ad Artek. Non si può prescindere dal suo lavoro se si vuole capire Makarenko. Egli ha contribuito nel 2006 a costituire l'Associazione Italiana Makarenko con lo scopo di fare conoscere l'attualità del maestro di Poltava. Si tratta di una preziosa finestra aperta a studiosi e ricercatori italiani e stranieri. Il sito internet è molto visitato. La casa editrice L'Albatros ha pubblicato la nuova edizione del poema pedagogico, curata proprio da Nicola Siciliani De Cumis. Si tratta della nuova traduzione, completa delle moltissime pagine censurate nelle edizioni sovietiche. Si è trattato di una importante iniziativa culturale. Il volume è stato ristampato per le richieste di studenti e lettori. Recentemente è stato ripubblicato anche Consigli ai genitori. Perché tutto questo? Nostalgia? Sguardo rivolto al passato? No. Senso di responsabilità culturale, semmai. Quanti e quali sono i problemi dei ragazzi nelle società più avanzate e in quelle in via di sviluppo? Molte sono le esperienze nel mondo per recuperare e rieducare, ma è l'esperienza del lavoro associato che può dare risultati preziosi. Lavoro visto come responsabilità, gratificazione, autostima, utilità sociale, valore economico. Lavoro come realizzazione dell'individuo e della personalità umana. Durante il mio percorso universitario mi sono interessata della rieducazione e del reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti, accostando successivamente a questo mio interesse per l'handicap sociale un interesse per l'handicap sensoriale, quindi occupandomi successivamente di carcere e sordità. E durante i miei studi ho visto come alle basi della moderna pedagogia penitenziaria vi è senza alcun dubbio l'opera di Makarenko. Quindi l'importanza della fiducia. Quello che mi colpisce maggiormente di Makarenko è la sua determinazione, la voglia di fare, il non perdersi mai d'animo, nonostante il parere contrario di molti. Parere contrario che troviamo oggi quando parliamo di reinserimento sociale di ex detenuti. Forse perché mossi dalla paura, da pregiudizi. Il pregiudizio non vi era all'interno della pedagogia makarenkiana. Infatti Makarenko non giudica i ragazzi senza tutela per le loro esperienze passate, per i crimini che avevano commesso. Egli gli dà fiducia, li porta comunque a costruire un'alternativa futura, che si traduce con un'ipotesi di uomo nuovo. La fiducia, quindi, le seconde opportunità, diventano dei veri e propri strumenti educativo-pedagogici nell'opera di Makarenko. La pedagogia makarenkiana invia dei messaggi che possono essere applicati tutt'oggi all'interno della nostra pedagogia. Mentre nel poema pedagogico noi vediamo un handicap sociale, possiamo considerare sempre un handicap anche la povertà. La povertà di cui parla Muhammad Yunus. Lui con la sua opera, con l'attività del microcredito, diede fiducia a delle persone che fino ad allora non avevano mai avuto qualcuno che credesse in loro. Quindi concedendo dei piccoli finanziamenti per crearsi quindi un nuovo futuro, quello che in Makarenko vediamo come un'ipotesi di uomo nuovo. Ma se svolto in termini cooperativistici,
Il lavoro accresce il suo potenziale formativo, perché accresce la socialità, il rapporto interpersonale, la responsabilità per sé e gli altri. Lavoro come fonte creativa, educazione alla sperimentazione, al pragmatismo. Quante sono le comunità di recupero e le cooperative sociali che nel mondo svolgono questa funzione? E quante sono le forme organizzate che richiamano inconsapevolmente al collettivo pedagogico? Quanti sono i Kalina Ivanovic nelle strutture sparse per il mondo? Gli strumenti di questa pedagogia? La fiducia, la rotazione delle mansioni, l'uomo come fine, mai come mezzo, come strumento per fini diversi dalla umanità stessa, il gioco. Il gioco in particolare tra stasi e scoppio. La prospettiva dunque come alleggerimento del peso del passato e arricchimento della progettualità future. Ignorare i fascicoli personali, questa era la parola d'ordine di Makarenko. Immaginare le gioie del domani. Un socratismo altro dunque, non individuale ma collettivo. Il poema pedagogico come una maieutica cooperativa. Non a caso nell'Università La Sapienza di Roma per anni Makarenko è stato un po' la musa ispiratrice di un corso di cooperativismo educazione tenuto da Agostino Bagnato per diversi anni. Ecco, nonno dal punto di vista quindi sia della struttura economica sia delle sovrastrutture culturali, ideali, etiche, pedagogiche. Una sorta, direi, di religiosità laica, relativa, dubbiosa, rischiosa, diversa. Ne discende una sorta di dialogicità triadica tra l'autore Makarenko da un lato, l'eroe Makarenko dall'altro lato e il lettore, lì in attesa di formazione. Un nuovo modello di formazione che si ispira da un lato all'esperienza pregressa e straordinaria di Lev Tolstoi a Jasnaya Paliana con i suoi bambini scrittori che insegnano ai grandi scrittori, dall'altro lato nella nostra cultura all'esperienza di Don Milani. Insomma, le scritture bambine e adulte, no, per un uomo che non c'è. Chi riesce a farlo non soltanto non lo evita, ma lo cerca per farsene un amico sicuro sulla strada dell'agire quotidiano.